Pronto? Sì, ricordiamo che chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700. Pronto? Sì? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Dimmi. Vaffanculo. Grazie. Molto bene. Cioè, la dialettica cristiana non riesce a Molto, superare molto mai questo, forte. no? È detto, noi lavorano sempre Pronto? per dogma e per comandamenti. Pronto? Insomma, devo fare due robe che può darsi che interessa. Qua c'è un'interferenza. No, no, era una registrazione. C'è qualcuno Ah, che ha registrato che ah sì. mandava qualcosa. Pronto? Sì? Guardate, non fateci caso di queste cose, Sì. telefonate. Questi sono quelli che vanno alla comunione tutti i mattini. Sì, indubbiamente. Questo è vero. Noi sappiamo che in ascolto ci sono almeno 10 parroci. No, e guarda che questi siete dei fortunati, Sì. perché questi sono insinuati su Gamma 5. Non vanno via lì finché siete qui. Ah sì, ma. Questi vi aspettano stamattina. Sì, ma indubbiamente, ce l'hanno scritto sull'agenda. Bello che ascoltano. Sì, Questo è infatti. bello. Sì, ma infatti sono un po' masochisti, ma l'avevamo già detto l'altra volta, ma sai, ormai Sì, ripetersi non vale. l'importante è che siano sintonizzati, Sì, così sì. che scegliono Infatti la vostra. non ne possono fare a meno, sta svegliando qualcosa dentro. C'è Dimmi una tutto. cosa che dico, che ci hanno presi per il naso molti anni, perché loro si hanno approfittato della politica, si hanno approfittato della religione, che la politica è una cosa e la religione è tutta un'altra cosa. E loro, visto che ci sono molti religiosi, almeno nei nostri anni, in passato ancora di più, ci apriamo per il cuore a questa gente e li attiriamo sempre con noi, con scusa della religione. Per Certo. me è Sì. questo, perché se tu voti democrazia vai in paradiso, se votavi comunismo davi inferno. Cos'è vero? Allora non so cosa c'entra questo con l'altro, sono due cose molto diverse, però mi hanno inseminate insieme per avere il potere. Io questo un po' alla volta l'ho capito e quelli che vi ascoltano stanno capendo che questo è vero. Signori, voi che telefonate così, pensate se la religione ha a che fare con la politica. Eppure, io dico i politici come dicevo prima, i politici quando hanno bisogno di avere un voto o qualcosa si rivolgono alla religione, loro, Certo. sono loro i potenti. Certo che loro devono fare quello che dicono anche loro. Sono tutti d'accordo, sono tutta una cosa messa assieme. Non capisco, c'è ancora molta, molta ignoranza in Sì, ma vedi, questo. per noi queste Poca persone. cultura. Bisognerebbe studiare un po' di più, Vedi, lavorare un po' meno e prepararsi un po' di più. queste persone. Perché queste cose adesso le paghiamo noi. Signore, queste cose loro non perdono niente, ma noi Certo. stiamo pagando giorno per giorno. Queste Certo. differenze, queste cose, e questi si lamentano delle tasse, signori, si lamentano del benessere, si lamentano con la politica, con il governo, Quareto, che io al governo l'hanno dato, è l'ultimo, Lasciamo hanno dato la perdere il patata governo, ma la bollente. politica, È sennò. come dire un imbriaco che beve un litro di vino, che va a casa l'imbriaco e gli dice, guarda, è sta l'ultimo gotto che me l'ha imbriata. E Quareto senza pensare che ne abbia nulla. E questa è la stessa cosa. E l'ultimo politico che arriva è l'eucchio responsabile. Lui era Certo, 40 anni che la va rubasse. bene. Perché, signori che telefonate, non potete dire che Andreotti è innocente. Non No, potete lasciamo dire che perdere la Sacchi è politica per innocente. Non piacere. potete dire che Forlani è innocente per 40 anni. Mi hanno sbattuto sul naso. E ancora non riusciamo a capire. Lasciamo d'accordo. Benedetti, svegliatevi un pochettino, cercate di essere una Va stanza bene. coerenti. Buongiorno. Grazie, Buongiorno. ciao. Quello che noi vogliamo dire a questi personaggi è che la nostra trasmissione, grazie alle loro telefonate così brevi e così intense, ci ha fatto battere ogni record di telefonate e può essere quotata sul mercato della sponsorizzazione. Sì, ricordiamo il numero telefonico Pronto? 049 700 700. Pronto? 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 Pronto, Santino Capone. Ciao ragazzi. Pronto? C'è una gallina. Abbiamo parlato con una gallina, molto bene. Vogliamo ricordare, va bene, vai pure Sì, Francesco. allora. Comunque, il discorso della Laura Sì, prima, no, no? casomai appunto c'è una telefonata, la Laura ci riserviamo di rispondere più avanti nella Pronto? trasmissione. Spacco il teo. Ecco qua.
qua, è sempre il solito. Sì, ecco, il discorso che faccio questo qua, nel monoteismo noi abbiamo sempre una gerarchia, nel senso che sia nel monoteismo cristiano, sia quello islamico, quello ebraico, esiste una gerarchia sacerdotale che è unica e che detiene il potere, l'interpretazione di qualsiasi cosa. Nel paganesimo non è mai esistita. Pronto? Grazie. Vabbè, probabilmente l'8 per 1000 servirà per pagare le telefonate a queste persone. Pronto? Capone. Ciao ragazzi, Tosi, vi seguo sempre la vostra trasmissione perché mi piace, è interessante. Ecco, io mi non so tanto, diciamo, sono fia ignorante, quindi non so neanche cosa dire su sta roba qua, però so una roba che posso farvi, che posso venire là, accompagnarvi e a ciappare quando che finisce la trasmissione, accompagnarvi a casa dei motorini se voi se vi do uno strappo. Va bene, ti saluto. Ciao, ciao. Sì, allora, ciao Mario. Proseguiamo con le telefonate. Pronto? 049 700 700. Io bicicletta, se volete voi un po' bicicletta. Grazie. Casomai, visto che siete sfogati, dopo c'è Mario che è qua a vostra disposizione e di conseguenza potete anche ripartire le telefonate. No, allora, comunque Mario, 60 telefonate non l'hai mai fatti un'ora, eh? Ecco, allora, volevo dire appunto che il paganesimo non è una cosa unica, cioè non esiste un'unica divinità. Di conseguenza sono sempre esistite varie forme religiose e alcune forme religiose sono adeguate a un sistema politico, però questo adeguamento era relativo a quella forma religiosa, non a tutte le forme religiose, in quanto sia la libertà sia il potere sono forme del paganesimo. Pronto? Ecco. Perciò non è possibile attribuire in toto le responsabilità di alcuni pagani a tutti i pagani, perché come sono stati pagani che possono aver adorato l'imperatore, esistevano pagani che sicuramente non andavano d'accordo con l'imperatore. E poi il paganesimo anche politico di Roma è sempre stato manifestato tramite un rispetto religioso degli altri. Sono stati combattuti siccome... Eccolo qua. Cioè, nel senso che anche nell'antica Roma non c'era la distruzione dei popoli prevista, ad esempio, da tutte le religioni monoteiste. Se noi abbiamo, ad esempio, i cristiani che hanno fatto l'inquisizione, abbiamo i musulmani che anche adesso sgozzano le persone. Cosa che, ad esempio, nel paganesimo questo non è mai avvenuto. Cioè, nel senso che c'era sempre sì, una guerra che veniva combattuta, però non per l'annientamento dei popoli. Si cercava sempre di portare i popoli all'interno di questo impero. E anche le divinità di questi popoli non venivano considerate dei demoni, delle cose negative, delle cose da distruggere. Venivano evocate e venivano incorporate nel paganesimo romano. E già questa forma di comportamento è significativa per capire le differenze che esiste fra un paganesimo, che non è una religione, e le varie religioni monoteiste. Ricordiamo che la guerra, la distruzione per il gusto della distruzione, solo la distruzione, è stata introdotta solo dal cristianesimo. Prima era guerra di conquista, guerra di appropriazione, era rapina, però le regole erano sempre quelle. Mentre invece il cristianesimo faceva la guerra soltanto per battezzare, anche per rapinare, ma rapinava anche l'anima delle persone. Sì, basta pensare che ad esempio molte guerre, al di là ad esempio dell'impero romano, erano guerre difensive. Sergio, Flavio, ti ricordi? Non volevo farti del male, Claudio. Abbiamo sempre il solito imbecille, andiamo avanti. Sì, io voglio citare ad esempio il caso ad esempio delle guerre. Al di là delle guerre ad esempio dell'impero romano per la conquista di territori, basta pensare cos'è ad esempio l'Europa per merito ad esempio delle battaglie tipo quelle di Maratona. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Pensavo, avevo adesso delle cose che, un po' strane. Io mi relaziono direttamente con la natura. Non comprendo perché devo deviare e andare in una religione. Cioè io mi rapporto con una pianta, mi rapporto con un animale, mi rapporto con la natura in genere. Ho bisogno dell'acqua, dell'aria. Ma guarda che religione viene da religio, io mi lego a. Se tu sei legato alla natura, perché sei io religioso. Devo andare a ricorrere ai cosiddetti rappresentanti, ma chi rappresenti, gli dico io, no? Io mi relaziono direttamente con la natura. Eccolo qua, lo senti? Dov'è? Sì. Fa finta di niente. Sta arrivando il rappresentante stronzo, sta arrivando per fregarmi, capisci? Io invece voglio relazionarmi direttamente con chi mi dà qualcosa. La natura mi dà tutto, io ringrazio la natura e mi relaziono Telecom con essa. Italia. Sì, cara. Chiamata urgente. Sì, cara. Per il numero... Tite, sai cosa che devi andare a fare, no? Non occorre che te lo dica. Ecco. Zero. Allora sì, 8, 5, ancora. Telecom Italia. Sì, cara, vai. Il tuo lavoro lo sai qual è? Ma è una cosa registrata, sai? Sì, questa è un'immigrata, questa qua. E qui, giuste. Allora dicevo, Claudio. Vai avanti.
che non so spiegarmi, non riesco veramente nella mia pochezza a spiegarmi come io posso relazionarmi con qualcosa che non c'è, che io mi relaziono veramente con chi mi dà qualcosa e lo ringrazio profondamente. Ma dov'è questo tizio, se non sotto forma panteistica, diciamo, dove veramente mi dà tutto? E allora perché devo andare a fare degli sproloqui inutili che non servono a niente? Cerco di rispettare invece quello che mi dà direttamente la natura, che non l'abbiamo mai rispettata io per primo. Tutto qui il discorso. Ecco perché mi trovo coerente con voi altri implicitamente su quello che dite. Perché voi vi relazionate con la natura. Chiamatela come volete, ma voi andate direttamente dritti allo scopo e a ringraziare chi vi dà. Basta, io non ho altro da dire perché non ho la capacità di dire altro. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. E Giampaolo è sempre coerente con sì, è molto preciso anche nelle cose. E quello che io volevo dire, un'altra cosa, a proposito del concetto di guerra e delle stragi che gli altri hanno fatto e che tutti sono uguali, il fatto di far diventare tutti uguali, saltando il discorso fra motivazioni, fare, direzione e pulsione, è una delle tattiche che usano i cristiani. Cioè, siccome hanno sempre massacrato anche gli altri prima, noi abbiamo il diritto di massacrare 100.000 volte tanto. Il punto è un altro, noi abbiamo sempre detto che nel paganesimo ci sono varie forme anche di appropriazione. Per esempio abbiamo citato molto gli Assiri e le loro stragi, dicendo che le stragi degli Assiri non erano determinate dai loro dei, erano determinate dal loro essere Assiri e dal loro fare, dalle loro tensioni, dal loro modo di combattere, non dal fatto di adorare questo o quel Dio o di essere pagani. Mentre invece le stragi dei cristiani venivano fatte perché erano cristiani in quanto il loro Dio gliele imponeva. Sì, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Sì. Molto bene. Per cui le stragi cristiane hanno un'altra valenza. È diverso parlare delle stragi cristiane dalle guerre che erano fatte dai pagani prima dell'arrivo del cristianesimo. Vediamo ancora. Pronto? Ma com'hai messo in parcheggio, Anna Maria de Venezia? Minuazzo scherzi, perché mi piace parlare anche a me. Dimmi tutto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. E buona giornata intanto. Grazie. Mi volevo chiedervi una domanda a voi. E qui a chi crede il Dio del Sole, il Dio di tutto l'universo. Anche a me? Basta, non parlo più. Mi cazzo nella bocca. No, te lo spiego meglio, no, perché buttare la riso è brutta. Una domanda così, ecco. Sì. Ecco, adesso mi volevo dire questa roba, no? Quelli che crede il Dio del Sole, il Dio dell'universo, sarebbe le cose cristiane, non il cristianesimo, sarebbe la parte dei pagani. Sarebbe, sì. È una forma di paganesimo. Scusami. Sì. Allora, non so bene capire, perché delle volte guardo che di film, no? Perché esiste che di film che fanno, e se vede ciò che si ingenuo, se affronta che va sulla terra, una roba del genere, no? Sì. Però vedo che ori che crede il Dio del Sole, che sarebbe come... Telecomunità mobile, che attenzione, prego, chiamata urgente per il numero... So dire. Andiamo avanti, 4, perché qua che voglio... Non mi dai niente, dai! 7, 0, io so, manco male, fatinamente. 0, 0. Sì, mi sogno che è notte, amore, non quello che tu mi avvisi adesso. Anzi, ti ringrazio che ti mi hai fatto farmi in mente sto numero. E in ogni modo mi credo, capito, perché secondo me deve avere una fede sti pagani, magari credendo questo Dio del Sole e Dio dell'universo. Mi volevo sapere da voi altri in che senso, che perché crede a Dio del Sole e Dio della Terra, cosa vi danno e cosa, secondo voi altri, cosa sì, che è il significato che esiste questo Dio del Sole e questo Dio della Terra, perché mi... Guarda, mi aggiungo. Te lo dico subito, guarda, per rispondere non tiro neanche sulle telefonate. Ascoltami, dimmi. Io metto giù. Sì, d'accordo. Dice per te, per la radio. D'accordo. Grazie. Ciao, ragazzi. Grazie a voi. Ciao. E per rispondere a Maria non prendo neanche sulle telefonate. Allora, noi non è che adoriamo il sole o crediamo che il sole sia un dio. Noi crediamo che tutti gli esseri della natura siano degli esseri divini, abbiano una loro coscienza, delle loro tensioni, una loro volontà.
Pertanto noi sappiamo, lo sappiamo per certo, che il Sole è un essere cosciente che ha una sua coscienza, dei suoi mutamenti, ha un suo divenire e fa le sue scelte. Chiaramente le scelte non sono quelle che faccio io come essere umano, sono le scelte che fa lui come essere Sole. Nella stregoneria esistono vari modi per costruire il corpo luminoso e uno di questi, corpo luminoso, se non è sufficientemente forte per raggiungere la libertà, uno dei suoi successi è quello di diventare uno con l'essere Sole. L'essere Sole per la stregoneria e il paganesimo rappresenta la più grossa entità in questa parte dello spazio e va a sedimentare tutte le coscienze che riescono a essere autonome, che riescono a svilupparsi. Questo concetto lo troviamo molto forte, molto marcato nella religione egiziana, cioè nel paganesimo egiziano, dove i defunti volavano al sole, cioè diventavano Ra. Io vi ho già letto l'ingresso alla luce, Ra e non Ra. Cioè per noi il sole è un essere, è una coscienza ed è una divinità come ogni cosa è divina. Però non ci mettiamo in ginocchio davanti al sole, non è che supplichiamo il sole di aiutarci quando noi abbiamo i casini nostri ce li risolviamo con le forze nostre. Però quando noi ci guardiamo attorno, il nostro attorno è un attorno divino, per cui è un attorno che ha una coscienza, che ha fa delle scelte e che ha dei percorsi di trasformazione. E il sole è uno di questi, anche la luna, anche la terra, anche la natura sono esseri in sé, anche l'albero, anche il verme. Però noi riconosciamo le specificità di ogni essere che ci circonda. Però non ci mettiamo in ginocchio davanti al sole. Cioè non è che diciamo sole aiutami che qua se no mi ciappo 5 a scuola, mi ciappo 4 a scuola. Cioè, o cavo, questa è roba da cristiani. Noi riconosciamo nel sole una coscienza di sé e riconosciamo che il corpo luminoso, se non riesce a essere abbastanza potente, va a sedimentarsi col sole e continua nei mutamenti. Però non ci mettiamo in ginocchio davanti al sole, cioè non adoriamo il sole, lo riconosciamo e ci relazioniamo. Vediamo altre telefonate. Se vuoi. Sì, diamo via le telefonate e poi le aggiungiamo durante le telefonate. Pronto? Mi sono cagavoso. Dai, tanto. Casomai bisogna fare anche una trasmissione su questo argomento dal punto di vista psicanalitico per capire la psiche tarata di queste persone. No, quello che volevo dire è anche un'altra cosa fondamentale. Il discorso essenziale per i pagani non è tanto quello della sottomissione a qualcosa che li circonda, ma le cose che lo fanno vivere. Noi abbiamo il pianeta, abbiamo la Gea, abbiamo le foreste, abbiamo le sorgenti che ci aiutano a vivere, che ci danno qualcosa. Il fatto stesso che noi esista una sorgente, ci dà l'acqua e quell'acqua ci possiamo vivere, però noi dobbiamo avere cura di queste sorgenti. Il fatto, ad esempio, per gli antichi che avessero la legna, dovevano avere rispetto, ad esempio, dei boschi, avevano i boschi sacri. Abbiamo sempre dei problemi col telefono. Pronto? Ciao. Sono Gian. Dimmi. Ciao. Una domanda. Prima, quando leggevi al principio della trasmissione, sì? Leggevi riguardo a... aspetta se mi ricordo la parola giusta, cioè alla psicanalisi. Io l'ho messa un po'... Mi senti? Sì, sì, ti sento. Sì. La psicanalisi. Sì? Mettevo un po' in relazione anche alla confessione, no? Sì. Cioè al fatto... che una persona per trovare aiuto cerca altre persone che l'aiutano a risolvere i suoi problemi secondo la legge che questa gli dà, insomma, forse certo. Anche la religione vista in questo modo, un fatto di appoggiarsi a qualcosa per risolvere dei problemi che lui ha dentro, no? Certo. Ti senti sempre? Sì, sì, ti sento sempre. Tu mi senti? No, è sul telefono, no, provo a aumentare la radio, ma... Adesso mi senti sul telefono? Adesso sì. Va bene, dai. Ok. Veniamo condizionati da bambini, dai genitori oppure dalla società, dalla religione, in fondo questi ci rubano anche una parte della nostra energia, no? Sì. La domanda è questa, no? Come possiamo noi in qualche modo, non so, recuperare questa energia per avere anche la forza di diventare liberi? Questo qua lo facciamo col sognare oppure vivendo con volontà e determinazione, però questo ne parlerò più avanti. Ecco. Sì. Perché questo fa parte della stregoneria. Ho capito. Anche se nel paganesimo, se tu leggi le varie divinità del paganesimo, è a te che ti ho mandato il sentiero d'oro? Sì, sì, è tutto io. Ecco, lo hai letto? Ho letto la prima parte e l'ultima ed è molto bella. Ecco, se tu leggi alcune divinità insegnano proprio a tirare fuori il divino che è dentro, cioè la volontà e la determinazione con cui affrontare la vita.
Però questo fa parte della stregoneria, più che del paganesimo. Ah, ho capito, cioè diciamo che forse è la parte attiva che uno prende per modificare. Esatto. La parte che lui prende di sua volontà. Esatto, infatti quella parte l'ho scritta nel libro dell'Anticristo. Ah, ecco, io non ho quello. No, beh. Sì, va bene, cioè il fatto di la parola anche relazionare sarebbe questa, no? Esatto. Cioè quel fatto di relazionare con una forza che ti aiuta, che ti... Esatto. Ho capito. Camminando insieme. Insieme. Va bene. Va bene? Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Sì, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700. Pronto? Vai pure. Sì, no, ecco, io vorrei dedicare a questi buffoni e cialtroni che vanno a impedire la manifestazione del pensiero. Vorrei una piccola frase presa da un libro di Dmytro Merejkovskij, un autore russo dell'inizio del secolo, che ha scritto vari libri sul paganesimo, e tra cui appunto ha scritto un libro dedicato a Giuliano L'Apostolo, in cui nel romanzo parla all'imperatore Giuliano e dice, noi lotteremo ancora, vorrei che i miei nemici fossero degni del mio odio e non del mio disprezzo, io in verità amo i miei nemici perché posso vincerli. Ecco, diamo il via alle telefonate. Infatti noi non bruciamo i libri cristiani perché per noi li possiamo battere quando vogliamo. Pronto? Allora, visto che abbiamo la possibilità di fare alcuni annunci, ecco, io voglio ricordare che è uscito il bollettino dell'Istituto. Nel bollettino dell'Istituto, che viene inviato gratuitamente scrivendo alla casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza, ci sono vari articoli e varie notizie interessanti. Sì. Pronto? Sì. Allora, diciamo telefonata in attesa. Pronto? C'è Mario che si sta preoccupando, a me quando mi chiamano, dicono. Si sta dicendo. Stiamo battendo il record di telefonate, eh? Siamo già arrivati a 42. No, tu non te la fai mia a batterne noi altri. Non ho bisogno. Pronto? Pronto? Ecco. Allora, facciamo l'annuncio del bollettino. Allora, il bollettino appunto è dell'Istituto. Il bollettino appunto viene inviato gratuitamente a chi scrive al Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza. Il bollettino lo lasciamo a delle copie gratuite anche qua in cooperativa, e chi vuole passarlo a prendere lo passa, e se vuole dare un contributo lo dà alla cooperativa. Ecco, in questo bollettino c'è appunto l'annuncio della trasmissione che stiamo facendo, c'è l'annuncio della rivista che pubblichiamo, che è uscita di aprile, in cui ci sono contenuti vari testi, uno sulla Zimmer, un testo dell'archivio politeista che è il Manifesto Politeista, un testo sull'alchimia, uno sul fulgore mitico, un altro sui problemi circa la tradizione esoterica in Occidente e l'oscuramento dovuto all'infiltrazione di tipo giudaico-cristiano, ed altre cose varie. C'è un Sul bollettino che appunto noi inviamo, questo qua leggero, c'è un articolo su un aspetto della religione romana, c'è un articolo sulla stregoneria, ci sono alcune citazioni prese da un testo che parla del pensiero unico e nuovi problemi del mondo, esistono delle letture e riletture, ed esiste un utile notiziario. Di questo notiziario voglio ricordare una cosa, la festa pagana di Beltane, che si terrà all'Eco il 3 e il 4 maggio. Chi vuole interessato a questa festa può telefonare allo 0341 918243. O se vuole scrivere, può scrivere a Sacre Radici, presso Zoe, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina. Se vuoi passare una telefonata... Pronto? Ecco, quell'occasione... Pronto? Buongiorno, sono un amico di Mario, c'è per caso lì? Dopo, aspetta un quarto d'ora e dopo arriva. Ecco, io voglio anche ricordare... Voglio, visto quell'occasione, vuoi passare la telefonata a Claudio? Okay. Pronto? Allora, sempre... Vabbè, insomma, dai, impedisce anche alle altre persone di parlare. Ecco, sempre sul bollettino c'è l'articolo Pagani in Asia, che appunto parla delle minoranze pagane che ci sono ancora in Asia, o le maggioranze, se volete, però esistono alcune minoranze pagane sia in Turchia sia in altre parti dei paesi islamici che riescono a sopravvivere, con fatica, ma riescono a sopravvivere. C'è un utile indirizzario di riviste pagane sia italiane sia estere,
e di conseguenza chi conosce il francese avrà la possibilità di approfondire varie tematiche. Pronto? Ecco, e voglio sempre prendere dal notiziario. Sì. Pronto? Ecco, che avremo appunto una nostra lettrice dell'istituto ha intenzione di aprire una libreria erotica a Treviso. Beh, tranquillo. Mm. Perciò chi è interessato all'argomento, non solo di Treviso, può tranquillamente scrivere all'istituto e noi passeremo alla Loredana tutte le lettere e tutte le persone interessate. Ciao, ciao Francesco. Finalmente sono riuscita a contattarvi perché la linea da sempre occupata, ma come? Non riesco a ascoltare per telefono. Pronto, ci senti adesso? Sì, adesso sì. Ci sono due o tre pazzi che tentano di bloccare la trasmissione, sai. Sì, ma non so, questa gente qui... soliti vigliacchi dietro a un telefono, sì, non sanno fare altro, è la loro vita. Sì, sì, è la loro vita, ma se lo segno addirittura sull'agenda, sai. Sono proprio rovesci. Quindi. Sì, sì, no, ma è divertentissimo. Ecco, ascoltate. Dimmi tutto. Claudio e Francesco, ascoltate. Volevo, se voi me lo permettete, volevo leggervi qui alcune righe. Sì, perché sì. Desideravo sentire dopo... una vostra opinione. Sì, d'accordo. Leggi pure. Lo posso fare? Sì, certo. Sì, sì, sì. Grazie. Allora, qui dunque leggo, viene da chiedersi ancora una volta se una rondine faccia primavera. Se il bene che pur fiorisce... Vado avanti? Sì, sì, avanti. Se il bene che pur fiorisce qui e in tutto il mondo non sia poca cosa in confronto alla potenza del male. Telecom Italia. Un cristiano chiamata non può Urgente. Ignorare... Aspetta un attimo, Francesca. Francesca, aspetta un attimo che passa questo imbecille. Zero. Sì. Zero. Telecom Italia. Chiamata urgente per il numero 70070. Ecco, vai Francesca. Comunque possiamo anche immaginare chi faccia queste cose. Sì, non è molto difficile. No, no, infatti. Comunque io gliele imputo tutte a Voitila, a Nones, a Centazzo e a C'è. Sì, qui è l'articolo che io vi sto leggendo. Vai. È di Pietro Nonis. Sì, bene, vai, tranquilla. Ecco. Il nostro amico Pietro Nonis. Vai. Allora, dove eravamo? Primavera. Allora, io ricomincio. Sì, sì, dai, ricomincio. Allora, viene da chiedersi ancora una volta se una rondine faccia primavera, se il bene che pur fiorisce qui e in tutto il mondo non sia poca cosa in confronto alla potenza del male. Un cristiano non può ignorare che il mondo è tutto giacente sul maligno, ma sa ancora meglio che il mondo non è lasciato al caso, né va soggetto a una cieca necessitante fatalità. Di mezzo sta quell'imponderabile ma non trascurabile forza che ha la sua fede nella buona volontà umana, il primo stadio della quale si chiama buon senso. Telecom Italia Mobile, attenzione, prego, chiamata urgente per il numero 0. Quanti soldi che hanno a spendere? Certo, 7, certamente 0, questo qui 0, ne ha 0, dei soldi. 7, sto 0. Comunque dai, che ti chissà, sappiamo chi sei, dai. Sì, beh, è proponibile oggi l'antica domanda se l'uomo e quindi il suo volere possa dirsi naturalmente buono o malvagio, se il bene prevalga nelle storie di questo mondo sul male. Il credente rifiuta la glaciale o cristallina impassibilità di Spinoza che geometrizza l'etica negando l'esistenza sia del bene che del male e chiamandoli i nostri modi soggettivi di considerare la realtà che implacabilmente sta da sempre e per sempre. Termino un attimo. Sì? A fondamento della fede, il cristiano accetta l'idea, anzi l'evento di un Dio non impassibile, per il numero che entra nella storia segnata dal male per reimpostarla o redimerla nel segno del bene. Certo, nel segno della sottomissione al suo Dio. No? Un Dio che si fa sconfiggere, anzi crocifiggere, ma che risorgendo dice i suoi e a chiunque voglia ascoltarlo.
non abbiate paura, io ho vinto col mondo, Dio sa quanto oscure e dolorose saranno, spiegate redente, quanto sarà il momento dell'escatone, dell'ultimo avvento evento, e il principe di questo mondo sarà sconfitto per sempre. Sì. Allora io vi ascolto. Certo, vi ascolto. Ciao. E non ti prendiamo su telefonate se non dopo la trasmissione. No, in effetti ha ragione Francesca nel leggere questo pezzo di Nones, che praticamente dice noi sappiamo che Dio è un pezzo di merda, perché il mondo chiaramente vive su direttrici diverse che non quelle bibliche, che non quelle del Vangelo, però noi vogliamo comunque sottomettere le persone, comunque le persone devono basarsi sulla parola di Dio e devono essere sottomesse. Questo è il messaggio di Nones. Nones è una persona vuota, costretta ad adorare il macellaio Sodoma e Gomorra, a metterci in ginocchio davanti alle persone, e vede tutto quello che non si mette in ginocchio come il male. Questo è il suo modo di vedere le cose. Per noi questa è malvagità, è l'essenza stessa della malvagità. Ed è bene che i cristiani continuino a battere su questo punto, perché questo punto è dottrinale. Sì, per loro è fondamentale, cioè soprattutto quel fatto stesso che dire nel male, cioè nel male è solo il mondo, di conseguenza loro hanno il potere, la volontà, e possono dire di fare qualsiasi cosa perché tutto gli è permesso per distruggere il male. Cioè, questa è una bella scusa che loro si offrono per poter determinare qualsiasi cosa, per dargli entrare qualsiasi cosa, perché dicono tutto parte dal male, solo noi abbiamo la possibilità di salvarlo, di redimerlo, e di conseguenza possiamo distruggere tutto in quanto tutto quanto è maligno. Bene, concludiamo un attimino, Francesco concludi, e poi prendiamo qualche telefonata in privato, vediamo un po'. Sì, se riusciamo. Vai. Ecco, allora io ricordo gli indirizzi che sono fondamentali, e chi vuole scrivere appunto può scrivere l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Ricordo che il bollettino che inviamo gratuitamente è a disposizione gratuitamente qua in cooperativa, e chi lo vuole può dare un contributo alla cooperativa. E se volete approfondire e scrivere a me, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 30175 Marghera, Venezia, e ci sono anche sull'elenco telefonico. E, niente, noi prossima trasmissione cominceremo a parlare del crogiolo, dello stregone e degli elementi che la strega e lo stregone mescolano dentro il loro pentolone, e continueremo a illustrare anche i sentieri della Devotio. Continueremo a parlare dell'immagine della Devotio, e continueremo aprendo questo nuovo ciclo di trasmissioni. Bene, ricordo che questo ciclo di trasmissioni che si conclude oggi è diventato un piccolo libro che verrà fatto circolare un po' alla volta, che stamperemo col computer. Bene, noi finiamo qua, fra qualche minuto prenderemo telefonate in diretta, salutiamo a giovedì prossimo alle ore 15:15:15. Salve a tutti. E lasciamo la linea al nostro amico Mario, che fra poco... Mi raccomando, cercate di massacrarlo come sempre. Sì, continuate tranquilli.